Il gioco multiplayer che mi piace di più tra quelli rilasciati quest'anno è sicuramente Dead by Daylight. Un gioco che è molto divertente, ma che ovviamente non è perfetto, e ci sono momenti in cui riesce ad essere davvero frustrante. E dopo più di 100 ore di gioco, penso di poter dire la mia riguardo. Bisogna considerare che Dead by Daylight è un gioco multiplayer che coinvolge ben 5 persone ad ogni partita. Quello che dovrebbe essere il fulcro principale di ogni partita è il divertimento di tutti i partecipanti. Purtroppo questo non accade sempre. Spesso e volentieri questo gioco diventa frustrante non a causa del gioco in sé, che ha qualche meccanica che va ancora limata, ma il problema principale è purtroppo il comportamento dei giocatori. E in questo video volevo elencarvi quali sono i comportamenti da evitare giocando a Dead by Daylight. Incominciamo col killer. Una cosa che si fa sempre a inizio partita quando si utilizza killer è ovviamente iniziare fin da subito la ricerca di sopravvissuti per poter dilaniare le loro carni e appenderli poi al gancio. Una cosa che io normalmente faccio, ma che non siete davvero tenuti a fare, è che normalmente io, se trovo un sopravvissuto nei primi 2 minuti di partita, magari lo colpisco, magari lo inseguo per un po', ma non lo appendo, o se lo appendo permetto agli altri di liberarlo con facilità. Questo perché purtroppo il sistema delle lobby di questo gioco ha molti problemi. A volte ti trova una partita subito, a volte ci impiega parecchio tempo, soprattutto quando giochi con gli amici in gruppo. Beh, venir preso e ucciso dopo 2 minuti di partita e dopo averne aspettati 30 per poter giocare non è proprio il massimo del divertimento. Una cosa che invece ho visto fare a fin troppi killer è stare fermo immobile davanti al gancio dopo aver appeso una vittima. Questo per controllare che il sacrificio vada a buon fine, impedendo a tutti gli altri di salvare la vittima appesa. E questa cosa, camperare i ganci, è sconsigliabile non solo perché è terribilmente antisportivo, ma anche perché è controproducente. Perché mentre tu stai fermo ad aspettare che la vittima venga sacrificata, gli altri 3 giocatori fanno in tempo a fare qualsiasi cosa. Sono liberissimi di riparare generatori indisturbati oppure di distruggere ganci. E nel tempo che tu ci metti a sacrificare quella persona, gli altri fanno in tempo a vincere la partita. E in più, appendere una sola persona non è che dia poi così tanti punti. Un killer, per massimizzare l'efficacia delle sue abilità, dovrebbe essere sempre in movimento. Fortunatamente la cosa è combattuta anche dal team di sviluppo, che nell'ultima patch ha inserito una meccanica nella quale, finché il killer resta nel raggio d'azione del gancio in cui è appesa una vittima, la vittima perde vita molto più lentamente. Ma è già stato annunciato che in futuro, se il killer resterà a camperare il gancio, la vita della vittima non scenderà più, arriverà solo a metà e poi non scenderà più, fino a quando il killer non se ne andrà, perché se ne sono accorti anche gli sviluppatori del gioco. Questo comportamento rovina completamente le partite. Un'altra cosa che ho visto fare a dei killer e che è terribilmente frustrante è il vederli bersagliare sempre lo stesso sopravvissuto. Questo perché un sopravvissuto può essere appeso al gancio un numero limitato di volte. Alla terza volta che viene appeso, muore istantaneamente. Quindi alcuni killer tendono a inseguire sempre solo il primo sopravvissuto che sono riusciti ad appendere finché non riescono a sacrificarlo. Può aver senso come strategia solo fino a un certo punto. Perché sì, appendere sempre la stessa persona ti garantisce la sua ripartita. Il problema è quando il killer ignora volutamente tutti gli altri sopravvissuti per prendersela solo con quello che ha già ferito. Mi è capitato in partita di salvare qualcuno, essere visto dal killer, essere addirittura il più vicino a lui, la preda più facile, e venire ignorato. Il killer mi è semplicemente passato davanti come se nulla fosse per andare a riprendere la persona che avevo salvato dal gancio. E non mi è capitato una volta sola, anzi, a volte mi è successo che il killer se la prendesse proprio con me. Questo comportamento è vergognoso, è come se se la prendessero sul personale, come se volessero uccidere una persona specifica e basta, e di tutti gli altri non gli importa granché. È
una maniera pessima di comportarsi in partita. Per finire col killer, la cosa più frustrante che può succederti quando giochi come sopravvissuto è quando un killer ti uccide a un passo dall'uscita. Quando i cancelli vengono aperti, è ancora possibile andare a caccia di sopravvissuti, ma sarebbe buona norma non uccidere mai un sopravvissuto che sta a due passi dall'uscita. Se è vicino all'uscita, ma è comunque raggiungibile da un tuo fendente, non bisognerebbe comunque tirarglielo quel colpo, perché ormai è così vicino che si merita di scappare. Stessa cosa magari quando resta un solo giocatore che tu non sei riuscito a trovare per tutta la partita. Se lo riesci a trovare quando è vicino alla botola, si merita di riuscire a scappare grazie ad essa. Ucciderlo è davvero ignobile, perché quella persona ormai era a un passo dalla vittoria. E so che rompe un po' l'ambientazione un killer che permette ad alcune persone di scappare. Però diamine, se una persona ha giocato bene, se li merita quei 5.000 punti per la fuga. Un altro paio di maniche sono invece quei sopravvissuti che una volta aperti i cancelli si mettono a sbeffeggiarti, si mettono a far rumore, a far cadere bancali, oppure si mettono a riparare altri generatori per fare altri punti ulteriori. Quelle persone meritano di essere agganciate perché avevano la possibilità di scappare e non l'hanno sfruttata. Quindi se poi il killer riesce a sacrificarli, è solo colpa loro. Passiamo invece ai sopravvissuti. Ho un semplicissimo consiglio da dare ai sopravvissuti. L'unico modo per non giocare male a questo gioco è collaborare. E può sembrare scontato, perché alla fine si è in tanti rispetto al killer e quindi si è anche incentivati dal gioco a collaborare per riuscire a vincere, perché non solo insieme le cose si fanno più velocemente, ma danno anche più punti. Ma nonostante questo, ci sono incredibilmente persone che non collaborano. Io non dico di salvare sempre gli altri sopravvissuti che sono in pericolo o che sono stati appesi al gancio, perché la cosa ha diverse sfaccettature. Io stesso non salvo mai una persona se è stata appesa nel basement, nello scantinato, semplicemente perché è impossibile salvare una persona che è stata appesa lì. Tu hai una minuscola finestra d'azione, perché il basement ha un'uscita sola, e nel momento in cui il killer vede che il tizio appeso là sotto è stato salvato, ci si dirige a colpo sicuro e spesso riesce a ferire qualcuno. A volte riesce a riappendere il fuggitivo, altre volte ferisce ed appende te, che eri andato a salvarlo ma hai finito soltanto col scambiartici di posto. Rarissime volte capita di uscire dal basement entrambi incolumi. Alla fine bisogna trovare un equilibrio, non bisogna salvarsi sempre tutti. In questi giorni ho visto partite fallire perché quando una persona veniva appesa, tutti andavano in suo soccorso. Ed è sbagliato, perché se tutti si salvano tra di loro, nessuno ripara i generatori, e quindi è inutile salvarsi se comunque la via di fuga non è stata sbloccata. Bisogna organizzarsi bene con i propri compagni, non si può fare tutti la stessa cosa. Poi è impensabile salvare qualcuno se si gioca contro un killer scorretto che campera il gancio. A volte la cosa migliore, a malincuore, è lasciarlo lì appeso. È troppo difficile salvarlo, anche andando tutti assieme. Se il killer ti sta camperando, invece, è molto utile avvisare gli altri, che magari sono lontani e non se ne sono accorti. Per farlo, basta premere ripetutamente il tasto per sganciarsi da soli, ma senza mai completare l'azione. In lontananza, gli altri giocatori vedranno la sagoma di chi è appeso, che continuamente alza e abbassa le braccia. In questo modo capiscono che è meglio non tentare il salvataggio. Ah, e un'altra cosa. Non bisogna mai darsi subito per vinti se si è agganciati, soprattutto quando il killer campera. Più tempo resti vivo appeso, più il killer dovrà perdere tempo con te, e in questo modo stai facendo guadagnare alla squadra secondi preziosi, e se loro riescono a scappare, la tua morte non è stata vana. Ti sei sacrificato per la squadra. Poi, se sei inseguito da un killer, sarebbe carino e cortese non andare in zone dove ci sono altri sopravvissuti, perché altrimenti porti il killer da loro. So che è difficile capire se c'è qualcuno nei paraggi, soprattutto quando stai scappando per aver salva la vita, ma è sconsigliabile scappare in zone dove ci sono generatori da riparare, perché la possibilità che un tuo compagno sia lì ad aggiustarne uno è piuttosto alta. Ah, e una cosa che i survivor non dovrebbero mai fare è impedire con la propria fuga la fuga di altri. Fa imbestialire venir colpiti perché un altro sopravvissuto ha deciso di usare la tua stessa via di fuga, che
che sia un bancale o una finestra, perché possono essere usati solo da una persona alla volta, e quindi se lo sta già usando uno ti intralcia e ti fa perdere tempo. E poi, se stai scappando insieme ad altri, per l'amor di Dio, non lanciare i bancali, perché in questo modo ostacoli anche i tuoi compagni facendoli prendere da killer. Non vi immaginate nemmeno quante volte mi è stato lanciato il bancale in faccia mentre scappavo con un compagno. Oppure è ancora peggio quando vieni ostacolato da gente che praticamente ti body blocca, perché i modelli poligonali hanno comunque una consistenza, quindi se un sopravvissuto si mette davanti a te, tu ci sbatti contro e questo ti rallenta. Per finire, l'ultima cosa che non andrebbe fatta se sei un sopravvissuto è lamerare. A volte sono caduto in tentazione anch'io. Ci sono zone, purtroppo, in alcune mappe in cui è possibile scappare all'infinito in loop. Perché ad esempio tu scappi da una finestra, il killer se ti insegue deve scavalcarla, in questo modo perde tempo e tu puoi fare questo giro all'infinito. Ci sono zone in cui è possibile farlo e il killer non può prenderti. Se tu scappi all'infinito e il killer ti insegue all'infinito, comunque stai anche dando tempo agli altri di attivare i generatori e il killer non uccide nessuno. E questo è brutto per il killer, perché si ritrova a giocare una partita in cui praticamente non sta giocando. Fortunatamente gli sviluppatori sono a conoscenza di questa cosa e in diverse mappe hanno già eliminato questo tipo di zone in cui è possibile fare loop infiniti. Quindi alla fine, semplicemente, per garantire un discreto divertimento a tutti i partecipanti alla partita, basta semplicemente essere corretti, una cosa che purtroppo nei giochi multiplayer succede sempre più raramente, perché il problema di giochi come Dead by Daylight non sono i giochi in sé, ma molto spesso sono le loro community.